consigliere regionale, che fa anche lui il regionale di casa, perché è di questo paese, grazie alla dottoressa Spagnolo, direttrice provinciale dell'INPS, al dottor Ricordare, coordinatore medico legale regionale, al dottor Pellegrini, presidente del comitato provinciale INPS Reggio Calabria, al direttore regionale dell'INPS, dottore Greco, al professor Federico Fiorini, coordinatore generale medico legale della direzione generale. Io non parlerò più di 150 secondi nel dire che questa storia dello sportello a Cavologna inizia esattamente il 26 giugno del 2021, quando io sentì, perché sono uno che raccoglie le carte, perché sono vecchio stampo, chiamabile direttore regionale, disse: il mio paese oggi ha perso un presidio molto importante. Il direttore regionale non esitò un istante nel prendermi parola e nel seguirmi, come dire, nello sfondamento della cosa. Poi lo richiamai il 16 luglio, che era San Vitaliano, padrono di Catanzaro. Disse: ma lei sa che oggi l'Ips è chiuso? No, io so che lei comunque mi risponde. E questo nella pubblica amministrazione non avviene. E io le ho segnate queste cose perché ce l'ho nella mia mente, perché ritenevo fosse giusto dare merito a chi ha merito, se oggi siamo qui. Poi ci siamo sentiti diverse altre volte e insieme all'oggi consigliere regionale, uno dei suoi primi atti, di anni fa circa, oltre a due anni di mandato, ci incontrammo col direttore, a Catanzaro. Il direttore di San Battuto, dove è il consigliere regionale, che lui, il regione del mio figlio, ricordo esattamente le cose. E da lì abbiamo continuato a riscuotere, come dire, un successo. Ci abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto. Oggi questo risultato è da scrivere ad un comprensorio, ma soprattutto a voi che con la vostra presenza siete qui oggi e ci date veramente, ci riempite d'orgoglio per averci scelto e per averci creduto. C'è una novità sul territorio, che è quella dell'ufficio medico legale, è una novità assoluta. Io stamattina vedevo gente che veniva da ogni dove, che altrimenti si sarebbe dovuta recare a Reggio Calabria. Così non è, e per questo, e non solo per questo, e concludo, vi diciamo grazie, grazie veramente, grazie da parte della mia amministrazione, che lavora tanto. Qui c'è Agnese, Antonella, Maurizio, che è un paramedico, pure lui, ci hanno lavorato e ci hanno creduto. Quindi per la mia amministrazione il risultato è da scrivere da loro e al consigliere regionale in primis, ma grazie a tutti voi, veramente. Grazie e buona fortuna.